Ok ragazzi, eccola qui. Poi vabbè, quando sto a casa mia, nella mia stanza, la metterò appesa, ma per ora, visto che non ci stanno ganci, la metto così. E niente, questa è tutta la spada. Mettete mi piace, commentate, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti belli. Ok ragazzi, praticamente per togliere la spada dalla sua protezione qui della Noble, basta allentare un po' le viti che stanno qui dietro con un giravite. E praticamente si iniziano a togliere questi due qui che tengono davanti la spada, sarebbe questo. E praticamente la spada, come potete vedere, se ne viene tranquillamente. Ed eccola qui venuta fuori. Godric Grifondoro. Devo dire ragazzi che la spada è molto pesante. Ora cambio un attimo il visuale del video e ve la faccio vedere. Ok, eccola qua. Godric Grifondoro. Come potete vedere, la spada di Harry. Grandezza naturale, molto carina. Questa è la parte di dietro, ovviamente c'è anche la scritta qui Godric di Frondoro. È fatta in maniera spettacolare. Eccola qua, bella grande come potete vedere. E niente ragazzi, mettete mi piace, commentate, iscrivetevi al canale e noi come sempre ci vediamo in un prossimo video. Ciao a tutti belli.